Buongiorno a tutti, buona domenica, bentornati in questo speciale dedicato alla Fiera dell'Editoria Piemontese di Cavaler Maggiore in provincia di Cuneo. Una domenica altalenante, un po' solo, un po' no, e oggi abbiamo, anzi in questo momento abbiamo un'ennesima donna qui con noi. Oggi spopolano le donne qui tra le nostre autrici. Io vi presento subito la mia ospite che è Betty S. Benvenuti Betty, benvenuta in radio. Buongiorno Silvia e grazie, saluto tutti. Allora, innanzitutto ti chiederei Betty, prima di parlare un po', diciamo, della tua anima da scrittrice, ti chiederei per gli ascoltatori che ancora magari non ti conoscono, se hai voglia di fare una piccola presentazione di te. Certo. Io sono Betty, Betty S per quanto riguarda appunto il mio mondo da scrittrice, io lo chiamo sempre il mondo di Betty S, e sostanzialmente mi reputo una come tante, nel senso sono una donna, sono una mamma, una moglie, mamma di 3 figli. Ho un lavoro normalissimo, però c'è poi la mia parte da scrittrice, insomma quella parte che poi è nata nel 2019 con il Covid, dove mi sono ritrovata a leggere tantissimo più di quanto io legga normalmente, finché un bel giorno mi sono detta non mi va di leggere questo, non mi va di leggere quello, ma sai che cosa c'è di nuovo adesso? Mi ci metto io, e così è nato poi il primo romanzo, che poi è uno di quelli che appunto si ritrovano nella collana Amore sotto il vischio. E la prima persona che sento che non si è messa a fare pane e pasta per tutto il quartiere. Anche quello, no Silvia, anche quello. Ah, pane e pasta a volontà, e chi li presi? A più non posso, però nonostante tutto penso che anche quello il periodo brutto per un lato, ma bello perché si è riscoperto veramente tanto, sia a livello familiare che sentimentale, io dico sempre. Si è vissuto in famiglia come forse non si viveva da tempo. Giusto, ecco, su questo sono d'accordo con te. Su questo sì, forse si è ripresi un po', no? Quei momenti che la vita ti fa andare via velocemente. Esatto, e io ho scoperto appunto nella scrittura il lato terapeutico, cioè io scrivevo e stavo bene, mi faceva stare bene, quindi nonostante insomma abbiamo vissuto un periodo comunque di chiusura stando a casa, dove in molti magari hanno sofferto proprio la chiusura, il non poter uscire e tutto il resto, io ho sfogato nella scrittura e direi va bene così, perché ancora oggi è una cosa che mi riservo proprio per buttare giù tensioni e tutto il resto. Oh, che bello, meglio di una giornata di yoga, allora diventa veramente terapeutico. Brava, esatto. Medici all'ascolto, prescrivete un po' di scrittura di libri, perché abbiamo qui la prova che fanno bene alla salute. È vero, assolutamente, quanto la lettura. Brava, su quello io sono d'accordo. Quindi abbiamo questa, diciamo, trilogia, possiamo dirlo, è un cofanetto di Amore sotto il vischio, e quindi mi viene subito da chiederti, è vero che sei entrata nella scrittura, ci hai appena raccontato nel periodo Covid, ma come mai proprio questo genere? Quindi da dove arriva questa ispirazione proprio per il genere romance? Allora, genere romance perché io credo tanto, tantissimo nella potenza dell'amore, che sia l'amore per un genitore, per un fratello, per un amico, oppure per la persona che ci sta accanto e forse ci sta accanto anche tutta la vita. Io penso che l'amore sia il sentimento in primis che dovremmo portare tutto in alto, e quindi per me tutto ciò che è romantico, tutto ciò, anche commedie d'amore, libri romance, è quello che fondamentalmente mi ispira e mi è sempre piaciuto anche leggere. E quindi da me non vedrete mai un thriller, questo è poco ma sicuro. Abbiamo un thriller, abbiamo un po' questa immagine di te alla Sailor Moon. Perché li ho anche letti, insomma, ecco, li ho anche letti, mi è capitato di leggere qualcosa, però non scrivere non riuscirei mai. Sono una persona che tendenzialmente va sul positivo,
e quindi mi piace sognare, mi piace la bella storia d'amore e quindi la scrivo. È giustamente. molto, sì, molto semplice. Che poi sia capitato nel periodo, insomma, in questi anni di scrittura, ho notato che alla fine gira e rigira esce sempre il Natale in mezzo. Perché il Natale? Perché il Natale è una festa che io adoro. Io sono la tipa che oggi pomeriggio si mette lì a fare l'albero, ho poco tempo, però il mio giorno libero oggi devo fare l'albero, quindi cosa che insomma mi porta allegria, porta gioia e quindi Natale, l'amore è il connubio perfetto, ecco perché alla fine ho notato che in diversi romance, insomma alla fine esce sempre il Natale di mezzo, ho detto ma perché adesso li unisco e ci creo una collana tutta natalizia, insomma. Giusto, giusto, Quindi giusto. le cose preferite, ecco, quello che adoro, il Natale, l'amore, e li ho messi insieme. Un bellissimo binomio. Ma succede anche nei film, eh? In alcuni film alla fine c'è sempre Natale, la neve, questi baci sotto la neve, strappalacrime, eccetera. Quindi non Sì, sei sì, sì. andata molto lontana. Allora, io direi magari, se hai voglia, ovviamente senza spoilerare troppo, se vuoi di darci giusto quella curiosità su un po' la storia che, di cui parla Allora, il tuo libro. iniziamo subito dal primo che è Natale, il fato e l'amore. Insomma, tirata giù veramente, direi una di quelle tirate giù anche velocemente, perché avevo tutta l'immagine proprio del libro, della storia, di quello che doveva succedere. Ed è uno di quelli anche, dico, divertente. Perché? Perché sostanzialmente parla di questa ragazza molto giovane che è Chris. Chris si trova a Parigi per studiare design, ma in realtà lei è nata e ha le sue origini a Rovaniemi, Rovaniemi, la città del Natale per Per eccellenza. eccellenza, eh sì. Esatto, il Natale, ahimè, si ritrova sempre a tornare nelle sue zone perché, insomma, per la famiglia, per i genitori e per fare l'elfo di Babbo Natale, perché sostanzialmente lì è un po' una cosa a livello proprio di società, chi abita in quelle zone si dà per il Natale, ecco, che sia per scopo proprio umanitario anche, però è quello che si fa e quindi lei a malvolentieri si ritrova a partire per Rovaniemi. Poi da lì c'è un incontro anche molto divertente e cambiano un po' di cose. Ecco perché Natale il fato è l'amore, perché il fato dopo la mette davanti veramente a un bel cambiamento. Quindi questo direi per il primo. Dopo, appunto, rischierei di spoilerare No, e infatti, infatti. non è bello. Per il secondo andiamo invece su un tema un po' più profondo. Clara, un amore inaspettato, parla sempre di una giovane donna che purtroppo si ritrova sola al mondo, giovanissima, perde anche la casa, non ha soldi, non ha casa. Viene aiutata dal reverendo della sua zona e trova un lavoro praticamente ad Aspen. Trova questo lavoro per occuparsi di una bambina che, ahimè, non ha più la mamma. Quindi si ritrova a casa tra le montagne con questa neve ad occuparsi di questa dolcissima bambina e di questo genitore rimasto vedovo, che purtroppo soffre di una malattia da quando è morta la moglie, soffre di una malattia che tutti sottovalutiamo tantissimo ancora, soprattutto in Italia, che è la fibromialgia, che sembra nulla e invece può diventare veramente invalidante, dovuto a stress, sì, anche allo stress, e insomma, dopo da lì nasce tutto l'intreccio, tutta la storia, anche lì. Per me è una bellissima storia, dolcissima, ecco. Andiamo al terzo che è Vivi davvero e approfitto per dire che è proprio il mio primo libro, quindi quello nato sotto Covid,
E in questo caso il tema è vivi davvero proprio, quindi molta gente, io dico sempre, hanno paura di vivere appieno la loro vita oppure di raggiungere gli obiettivi o almeno provarci per paura di rimanere delusi, quindi molta gente, dico, vive col freno a mano. In questo caso c'è Emma, sempre come protagonista donna, che per un certo periodo vive proprio così, col freno tirato per paura di soffrire, finché un bel giorno incontra una persona che comunque le apre gli occhi, una persona poi che aveva appena conosciuto riesce ad aprirle gli occhi e da lì cambia tutto, quindi inizia, tra virgolette, a vivere davvero, che è una cosa importantissima. Anche lì poi ci ritroveremo nelle campagne della Londra, quindi di Londra, siamo a Castelcombe, periodo natalizio e basta, perché altrimenti Eh sì, poi diciamo andiamo troppo. troppo oltre. Ah, infatti, poi ci sarà la curiosità dei nostri ascoltatori che andranno a ricercarsi un po' il perché per come delle storie. Assolutamente. Esatto. Allora, io sono curiosa di sapere da te, perché ormai ti immagino come la donna dagli occhi a cuoricino, un po' la Sailor Moon, no? Quindi che vive solo per l'amore. Come si svolge il processo creativo quando si scrive dei romanzi di questo genere? Ma io non sono per gli standard, ti dico la verità, nel senso che Non hai i rituali classici molte volte, no, da allora scrittrice? ti viene in un attimo, magari stai dormendo, magari ti svegli, ti viene l'immagine. Io immagino tutto, nel senso che nel mio piccolo cervello si formano proprio le immagini di quello che è la storia. E capita nei momenti più impensati. Ho sempre cercato di programmare tutta la storia. Una volta che mi veniva l'ispirazione, ho detto: ok, ce l'hai, vedi dove vuoi farla andare a parare. Poi dopo succede questo, che io dico sempre: i personaggi parlano. Mano a mano che scrivo, non sono più io, nel senso che mano a mano che scrivo, dopo è proprio come se i personaggi quasi mi chiedessero dove andare a parare. Quindi da lì in poi, poi, pure se hai un'idea, piano piano ti svii e esce fuori magari quello che non hai programmato, però magari perché no, anche più bello. Quindi per questo non ho uno standard, ma più che altro mi affido proprio al momento. È ovvio che lo scrittore, come sempre, è gestito molto anche dai propri stati d'animo, quindi un libro non è che lo scrivi in un giorno, quindi ti capita il capitolo con lo stato d'animo, io dico, positivo, I love you, come vogliamo dirlo, e capita magari lo stato d'animo dove hai litigato con qualcuno oppure hai avuto una brutta giornata, ti è capitata la giornata storta e lì si sente, nella scrittura è inevitabile. Quindi sono tutte cose che poi vanno a influenzare quello che scrivo, come penso quasi tutti. Ecco, quindi c'è la storia fin dall'inizio, anche adesso sto scrivendo e probabilmente per febbraio, per San Valentino, ci sarà un altro romance, però ho tutta la storia lì, so dove farla andare a finire, però man mano che scrivo, dopo no, però questo forse se faccio così, se faccio pomì, quindi dopo cambia sempre qualcosa. Come sempre. Ed è il bello, secondo me, della scrittura, il bello è proprio quello, è sempre un'evoluzione. Secondo te ci sono degli elementi chiave che per te sono fondamentali, al di là del Natale, fondamentali proprio in una storia romantica? E ti dico un'altra cosa che secondo me è veramente importante. Io dico il rispetto per i sentimenti, cioè nei miei libri non si troverà mai una persona, un antagonista che non rispetta o che calpesta i sentimenti altrui, perché non riesco neanche a scriverlo. Ed è una cosa importantissima, parte proprio da quello, dal rispetto per i sentimenti.
cioè qualsiasi esso sia, che può essere un sentimento d'amore o anche di odio, io penso che tutti noi dovremmo rispettare i sentimenti altrui. Quindi bisogna accettare i sentimenti dell'altro o degli altri. Quindi secondo me in primis è questo, proprio la chiave. È bello, questo mi piace molto. C'è un particolare momento del libro, ovviamente, se si può raccontare, che è proprio dentro a te come emozione, come cuore, che dici, se vi dovessi raccontare proprio la mia emozione, prenderei quel pezzettino lì, se non è ovviamente un punto chiave, quindi in quel caso no. Allora, io ti dico, sono veramente legata alla storia di Emma, che appunto è Vivi Davvero, e un po' proprio per la storia in generale, e io lì ho scritto di una ragazza che comunque resta senza papà, quindi io di recente, cioè un annetto fa, ho perso mio padre, e lì io, in quel frangente lì, con quella cosa lì, proprio della perdita del genitore, in questo caso il papà, che comunque poi l'ha fatta chiudere, quindi appunto si è chiusa per non soffrire, perché ha visto una mamma soffrire non avendo più il compagno vicino, e quindi lei giustamente, non volendo, si è chiusa altrettanto, per dire, ah, se alla fine va a finire così, che la persona che amo non c'è più e io devo soffrire come soffre mia madre, sai cosa c'è di nuovo? Evito. Era quello il senso. Ecco, io ho attraversato un periodo molto simile, nel senso che secondo me un lutto del genere sarà che avevo un rapporto con mio padre bellissimo, ti fa chiudere inevitabilmente, anche se non vuoi, ti porta proprio alla chiusura. Ecco perché quello è lì, quel momento lì, che poi è l'inizio del libro, dove si racconta Emma, la protagonista, e dove far capire perché poi succede tutto il resto. E lì sì, ecco, quello secondo me è il momento bello, dove anche sono anche più legata, ecco. E poi parliamo di sogni, io ho 41 anni, ho tanti sogni ancora e tanti progetti, e cerco di crescere i miei figli allo stesso modo, nel senso che mai vivere così alla giornata senza avere progetti futuri o avere sogni, perché nessuno ce li toglie, i sogni si mettono nel cassetto, però poi arriverà il punto che ci alziamo sulle mani, ci portiamo sulle maniche e ci impegniamo per raggiungerli, perché i sogni, se li lasciamo nel cassetto, non diventeranno mai realtà, che possono essere sogni o progetti, perché anche un progetto comunque alla fine è sempre un sogno, non c'è bisogno di sognare per forza la luna, cioè, abbiamo anche sogni un po' più basici, più normali, che tranquillamente con un po' di impegno magari possiamo riuscire, ecco. Giusto, ma bisogna sempre avere dei sogni, al di là di avere 41 anni, averne 50, 70, 80. Io sono dell'idea che bisogna sempre puntare ad avere ancora un sogno, altrimenti sei proprio morto, non hai più, sì, spirito, non hai più, no? Nulla, quindi è un po' così. Nella scrittura romance c'è qualche difficoltà che tu incontri? Perché alle volte, tipo, chi scrive magari thriller o chi scrive horror, ogni tanto mi dice, ma c'è stato quel punto in cui ho trovato difficoltà, o magari chi affronta dei temi pesanti, magari dei temi sociali. In una scrittura romance, che io vedo un pochino più leggera forse rispetto ad, sì, altri generi, si incontrano comunque delle difficoltà, o magari per, non so, l'intreccio della storia, la caratterizzazione dei personaggi? Sì, allora, sicuramente un po' proprio per quanto riguarda, ci sono sempre degli intoppi, nel romance in particolare si rischia di diventare troppo banali o sdolcinati. Io mi faccio sempre questa domanda, perché è molto sottile la linea tra romantico e poi il banale, io dico sempre, quindi bisogna stare attenti a quello.
perché dopo è soggettivo, ecco, magari quello che per me è banale per un altro va benissimo, quindi siamo sempre lì, però le domande me le faccio sempre, quando scrivo io spero sempre di non scendere troppo nel banale, di non diventare troppo ecco, smielato, no, non mi piace, mi piace sempre che comunque sì, ci debba essere il giusto romanticismo, e però sempre con quel brio mai troppo banale o sdolcinato, come dicevo prima. Però è veramente c'è veramente uno strato sottile da lì a lì che rischi di superare, vuoi per rendere meglio l'idea della scena, vuoi perché ci vuoi mettere dentro, arrivano giorni che ci vuoi mettere dentro di tutto, però la domanda è sempre quella, quindi la difficoltà sta proprio nel non cadere troppo nel banale, perché è successo appunto di avere anche, perché ci sono, no, le recensioni, per fortuna che ci sono, puoi piacere e non piacere, e una volta mi è stato detto di uno dei libri, troppo banale, beh, troppo banale. Sì. Allora, noi siamo quasi in chiusura di questo sì. contributo. Ti chiederei, se avessi davanti a te adesso il tuo personaggio, quindi la tua Emma, che cosa gli diresti? Le direi che è fortissima, nel vero senso della parola, una grande donna, giovane, ma una grande donna, perché ha preso suo coraggio e ha fatto della sua vita quello che voleva, quindi dopo a discapito a volte anche del cuore, però ce l'ha messa tutta, quindi è una grande donna, questo gli direi, le direi, scusami. Beh, questo sì, ci sta tutto, ci sta tutto. Va bene, allora, Betty, io ti dico grazie per, insomma, aver dedicato questo grazie tempo al te, collegamento telefonico. E niente, io ti faccio i migliori auguri, ovviamente, per il tuo. C'è già qualche cosa in cantiere, immagino, che starai sì, già esatto, progettando. Esatto. Sì, adesso per San Valentino sicuramente. E giustamente, nelle migliori tradizioni, passato il Natale, esatto. Quella più romantica è San Valentino dopo. Per eccellenza, sì. Perfetto, allora davvero grazie Betty per essere stata grazie. Qui in nostra compagnia. Io vi saluto e vi lascio a un po' di musica e ad un prossimo contributo. Buona giornata a tutti.